Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo con un'ampia pagina di cronaca. Due distinte operazioni della polizia di Pescara hanno portato all'arresto di cinque persone, tre per una rissa finita a coltellate nel pomeriggio di ieri in via Rigopiano, due invece, di cui una appartenente alla stessa famiglia, per spaccio di sostanze stupefacenti e lesioni. Il servizio di Alfredo Primante. Diciamo che non è proprio una scoperta perché alcuni dei componenti della famiglia Nesiri, non tutti, erano già stati attenzionati dai nostri uffici, tant'è che erano stati già arrestati in precedenza, quindi non è proprio una novità, ecco. Una vera e propria famiglia criminale, quella Nesiri, nel giro di 24 ore protagonista di due operazioni di polizia che solo il caso ha voluto si collegassero tra loro. Partiamo da ieri pomeriggio, quando in via Rigopiano scoppia l'ennesima lite tra condomini, si scoprirà poi abusivi, delle palazzinate in zona ospedale. Il capofamiglia Nesiri, Mohamed, 43 anni di origini slave, litiga violentemente con un 32enne macedone e con suo nipote di 22 anni. Dalle parole pesanti si passa alle offese e infine alle coltellate quando arrivano a supporto del padre anche tre figli, due maggiorenni, uno dei quali fermato dalla squadra volante in flagranza di reato, l'altro ancora irreperibile, ed uno minorenne di 16 anni. Per tutti l'ipotesi di reato è tentato omicidio perché le vittime, anche loro con precedenti di polizia, nel frattempo sono finiti in ospedale, operati d'urgenza per le ferite d'arma da taglio e tuttora in prognosi riservata, anche se non in pericolo di vita. Nel frattempo, mentre la polizia metteva a posto nel corso della notte tutte le tessere di questo puzzle, l'indagine si è intrecciata con un altro componente della famiglia Nesiri, un altro dei figli di Mohamed, Irfan, 27 anni. Nel frattempo, agli arresti domiciliari in via Aldo Moro a San Donato per una rapina compiuta alla Biper di Francavilla nel marzo 2017. Questa indagine parte però dal giro di prostituzione della stazione centrale scoperto ad aprile 2017 dalla polizia di Pescara. La prostituta italiana al centro della vicenda ha denunciato un'aggressione compiuta da Irfan nella sua abitazione a febbraio 2017, apparentemente senza un motivo. Invece, si è scoperto poi grazie alle indagini, alla base c'era un giro di prostituzione e di spaccio di droga. Irfan Nesiri, assieme alla complice Daniela Nonnati, 39 anni, aveva messo in piedi un giro di spaccio di droga nella movida pescarese di Via delle Caserme e delle Torri Camuzzi, servendosi di corrieri tutti minorenni. Non solo, lo stesso Irfan voleva inserirsi anche nel racket della prostituzione e, sfruttando il debito per l'acquisto di droga del compagno della prostituta pescarese di origini albanesi, voleva a tutti i costi che la donna insegnasse il mestiere ad una sua protetta, portandola sulla strada. Sia per Irfan Nesiri che per Daniela Donnati sono stati emessi provvedimenti di custodia cautelare da parte della procura pescarese con l'accusa di spaccio di droga e lesioni. L'indagine però è destinata a completarsi di altri tasselli nel giro di poco tempo. Arrestato questa mattina dai carabinieri di Pescara, un 15enne di Montesilvano, terzo componente della pericolosa Baby Gang che nei mesi scorsi aveva aggredito dei coetanei nel centro di Pescara per futili motivi. Il minore è stato arrestato in esecuzione dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa dall'ufficio del GIP presso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo della regione. Il 15enne deve rispondere dei reati di concorso in tentata rapina aggravata, lesioni personali, porto di strumenti atti ad offendere e danneggiamento. Il minorenne, insieme ad altri ragazzi, due dei quali già arrestati lo scorso 1° dicembre, nella serata del 30 settembre 2017, nella centrale viale Regina Margherita, aveva accerchiato quattro ragazzi, tre minorenni ed un maggiorenne, che stavano passeggiando dopo una serata trascorsa insieme. In evidente stato di ebbrezza, il Branco aveva iniziato a infastidirli con parole offensive di vario genere, prima di chiedere dei soldi e aggredire una delle vittime con un pugno in pieno volto. A Montesilvano le prese di posizione del consigliere comunale Anthony Agliano e del coordinatore di Fratelli d'Italia Marco Forconi hanno riacceso nelle ultime ore le polemiche sulla gestione dei migranti da parte del comune. Ai nostri microfoni la replica del sindaco Francesco Maragno: siamo diventati un modello nazionale. Il servizio di Vestina News.
Sindaco Maragno, l'ala più a destra del Consiglio Comunale sostiene che siano ancora migliaia gli immigrati qui nella città di Montesilvano, anche dopo la notizia che il vice sindaco ha dato che tutti gli alloggi erano quasi ormai evacuati. Montesilvano è un comune virtuoso sotto questo punto di vista, perché negli ultimi anni abbiamo lavorato tantissimo per ripristinare il rispetto delle regole sul territorio, e questo riguarda anche la presenza dei migranti. Avevamo 500 migranti ospitati nelle due strutture alberghiere della Rimini e dell'Excelsior, abbiamo aderito al sistema SPRAR, che è il risultato del sistema più ambizioso a livello nazionale, ci è stato riconosciuto anche dall'ANCI e dal Ministero degli Interni. Adesso le due strutture sono state chiuse perché i migranti sono stati trasferiti in altre strutture fuori dal territorio comunale. Oggi stiamo effettuando un'accoglienza di qualità, ci siamo aperti ai bambini, ci siamo aperti alle donne con bambini, alle famiglie, e stiamo coinvolgendo in questo percorso gli extracomunitari, i profughi che aderiscono e che hanno lo status di rifugiato e che devono prestare gratuitamente la loro opera al servizio del Comune di Montesilvano. Lo stanno facendo con grande impegno, non stanno creando nessun problema, anzi siamo riusciti a passare da una situazione di forte disagio sociale a una situazione che è diventata un modello a livello nazionale. È una polemica senza senso, è una polemica che assolutamente io non prendo in considerazione, perché non esiste nella storia di Montesilvano un'amministrazione che ha fatto tanto per questa città. Ricordo soltanto che il 31 maggio del 2017 abbiamo sgomberato il ghetto di Via Ariosto. Era il ghetto più pericoloso, più allarmante dal punto di vista sociale di tutto quanto l'Abruzzo. Noi abbiamo risolto il problema alla radice, abbiamo sgomberato quegli immobili, abbiamo ridato dignità all'area del PP1, che è l'area di pregio della città, e i cittadini questo ce lo riconoscono quotidianamente. Si svolgeranno domenica a Roseto i funerali di Silvio Sorgentone, 18 anni, travolto ieri sera attorno alle ore 22 lungo la statale 150 in contrada Santa Lucia di Roseto degli Abruzzi, da un Alfa Romeo GT guidata da un ventenne rosetano. Per il giovane, trasferito immediatamente al Mazzini di Teramo dal 118, non c'è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo ventenne alla guida dell'auto sportiva non si sarebbe accorto dell'altro giovane che stava attraversando la strada. Una tragedia per due famiglie compaesane. I due ragazzi si conoscevano bene ed erano amici. Ad occuparsi delle indagini è la Polizia Stradale di Teramo, diretta dal comandante Primi, indagini coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica di Teramo, Davide Rosati. Il ragazzo alla guida è stato iscritto sul registro degli indagati per omicidio stradale e tutta la comunità di Roseto è sotto shock. Poi ancora, è stata fissata al prossimo 24 di gennaio l'udienza in Corte d'Assise d'Appello in composizione popolare all'Aquila per l'omicidio di Italo Delisa, il 21enne di Vasto, ucciso davanti a un bar a colpi di pistola dal panettiere Fabio Di Lello. Di Lello, condannato in primo grado a 30 anni di carcere, comparirà davanti ai giudici con l'intento di dimostrare che l'omicidio del giovane non fu un atto premeditato, ma per un raptus per vendicare la morte della moglie Roberta Smargiassi, investita nel luglio del 2016 in un incrocio a Vasto. Sono stati i difensori di Di Lello, gli avvocati Pierpaolo Andreoni e Giuliano Milia, a chiedere un nuovo giudizio dopo la sentenza in primo grado dello scorso 24 marzo, quando il panettiere fu condannato dalla Corte d'Assise di Lanciano a 30 anni di carcere e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Attualmente Di Lello è rinchiuso nel carcere di Villa Stanazzo a Lanciano. Andiamo avanti, intonaci che cadono dai cornicioni, crepe e strutture pericolanti. I cittadini di Rancitelli a Pescara hanno nuovamente paura e chiedono l'intervento immediato delle istituzioni. La denuncia arriva dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, che oggi ha incontrato la stampa assieme ad alcuni residenti. Il servizio di Paolo Renzetti. Oggi siamo nel quartiere Rancitelli di Pescara. Consigliere Pettinari, lei lancia l'ennesimo allarme sullo stato di alcune abitazioni, non solo di questo quartiere di Pescara, ma anche di altre zone della città. Certo, sono rimasti fuori da ogni tipo di intervento, di stanziamento di risorse i quartieri Rancitelli, San Donato, Zanni, Borgo Marino e tutta la provincia di Pescara e tante zone periferiche della regione Abruzzo. Case popolari fatiscenti che possono crollare, qui siamo sotto un palazzo che potrebbe crollare da un momento
momento all'altro, l'hanno certificato anche tecnici autorevolissimi, è collegato ad altre case, ad un treno di case, potrebbe portarsi dietro tutto, mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini e dei residenti. Ebbene, io vedo che il presidente D'Alfonso va a fare passerelle elettorali questa mattina a Fontanelle, solo perché siamo vicino alle elezioni, evidentemente, ma non si accorge che i problemi sono dappertutto, in ogni luogo. Qui non è venuto mai, deve venire qui, deve andare in altri posti, soprattutto deve stanziare risorse. Invece mi si bocciano costantemente i miei emendamenti al bilancio che chiedono più risorse. Ecco, qui non ci sono cittadini di serie B. Di Pillo, oggi avete mostrato delle foto, delle immagini eloquenti sullo stato di alcune abitazioni e di edilizia popolare del quartiere Rancitelli, ma anche di altri quartieri sensibili della città. Sì, soprattutto San Donato, via Basento, via Panera, via Rio Sparto, via Lago di Capestrano, insomma ce ne sono parecchie. E addirittura in alcuni sottotetti c'è presenza di Eternit, quindi di amianto. Io mi auguro che l'Ater agisca quanto prima per l'incolumità dei cittadini. I residenti sono preoccupati? Sono molto preoccupati, anche perché, ripeto, è una situazione che purtroppo un po' in tutte le abitazioni, le palazzine Ater ripetono ciclicamente. Quindi io penso, spero, mi auguro che almeno in questo periodo di campagna elettorale, visto che D'Alfonso fa le conferenze stampa in questi periodi, che agiscano a favore dei cittadini. È stata firmata questa mattina la convenzione tra Regione Abruzzo e Ater riguardante i lavori di riqualificazione negli edifici di edilizia popolare di competenza Ater presenti in città a Pescara. L'importo dei fondi stanziati è di 5 milioni di euro. Assunsi l'impegno nel redigere computo metrico e produrre copertura finanziaria entro il tempo congruo che l'ordinamento mi consentiva. A distanza di 12 mesi abbiamo reperito le risorse, determinato la progettazione esecutiva, quella che ci consente di individuare il contraente. Il contraente che vincerà i lavori sulla base di una regola prevalente, che è quella del massimo ribasso. Questo è lo spiegamento tecnico della vicenda. Adesso sono molto soddisfatto di poter dire che in queste case, dove vivono famiglie titolari di diritti e di dignità, finalmente si attiverà un cantiere manutentivo per il risanamento igienico-sanitario. Un risanamento igienico-sanitario imposto dalla condizione assurda dei vani abitativi e degli spazi anche igienici, a causa di una cattiva realizzazione illo tempore tra balconi e fioriere. 12 mesi per prendere atto delle misure del problema, per assicurare le risorse finanziarie e attivare le procedure. Voglio ringraziare il direttore amministrativo dell'Ater, il commissario dell'Ater, il dirigente facente funzioni delle politiche abitative della Regione, il Comune di Pescara. Anche in questo caso si è distinto il vice sindaco di Pescara, con alcuni consiglieri che si sono fatti riconoscere e che non sono scomparsi davanti ai problemi. Voglio ringraziare anche la cittadinanza, che ha avuto pazienza nell'attendere questo intervento. Adesso sono pronto a spiegare anche al più asino dei rilettori. Sui rincari autostradali di Strada dei Parchi, da Teramo arrivano le proteste più forti da parte delle associazioni di categoria, di artigiani e piccole e medie imprese, che parlano di un aumento del 200% negli ultimi 14 anni. In questo modo, sostengono le associazioni, il fallimento è assicurato. Il servizio di Tania Bonici-Castelli. Gli sforzi sovrumani compiuti dai sindaci della montagna teramana e dall'amministrazione provinciale per rilanciare un entroterra terremotato e spopolato rischiano ora di essere vanificati a causa degli aumenti autostradali sull'A24 e A25, che sfiorano il 13% in più. Un aggravio che colpisce soprattutto gli sfollati, che dalla costa viaggiano ogni giorno per raggiungere il proprio posto di lavoro, ma che in fondo non risparmia nessuno. Il fronte della contestazione monta di giorno in giorno e vede compattarsi primi cittadini, sindacati, associazioni di categoria.
ma soprattutto dal versante teramano che si alzano le voci più forti, quelle degli artigiani e delle piccole e medie imprese. Casa Artigiani è stata tra le prime associazioni a muoversi, innanzitutto perché insomma, riteniamo che la nostra provincia è stata già colpita da eventi veramente brutti nel corso del 2017 e naturalmente ancora oggi abbiamo grossi problemi per ripartire, insomma, legata a una serie di anche situazioni che vengono da lontano. E affliggere i cittadini, le imprese con questo nuovo aggravio, un rincaro del 14%, è sicuramente insomma, una cosa inaudita. Abbiamo chiesto subito al Presidente della Regione di attivarsi e di aprire anche un tavolo regionale aperto a tutti, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni datoriali, alle associazioni sindacali, perché insomma c'è un fermento. Ma cosa temete? Ma in particolare temiamo che per le nostre imprese ci sia un aggravio finale sui costi di beni e servizi, cioè un imprenditore che si fa due conti, quando sa che deve pagare per la propria produzione, per la propria rete commerciale un 14% in più di autostrada, deve aumentare il costo finale del prodotto o del servizio e quindi si rischia naturalmente anche di perdere competitività sui mercati che sappiamo già non sono facili. Intanto il governatore D'Alfonso promette di trattare la vicenda degli aumenti autostradali direttamente col ministro Delrio. Si batterà affinché l'aggravio massimo non superi il 2%. Invece con il rincaro attualmente previsto sulla strada dei parchi sarebbe come far pagare un caffè al bar 20 euro. E ora andiamo all'Aquila, una gru si inclina nel centro storico, il sindaco emette subito una ordinanza ed evacua circa 30 famiglie, in nottata ripristinate le condizioni di sicurezza, il servizio di Daniela Rosone. Ancora pericoli nel centro storico aquilano, una gru si inclina nel centro storico e viene interdetta dal sindaco un'area intera. Si è lavorato tra l'altro tutta la notte per lo smontamento. Il sindaco dell'Aquila ha disposto attraverso un'ordinanza poi la chiusura al traffico veicolare e pedonale e lo sgombero di alcuni edifici insistenti su via Sallustio, piazza Fontesecco, via Buccio di Ranallo, dalla chiesa di San Quinziano a via delle Carceri, via del Bargello, via del Falco e via Angioina. Le famiglie sono state sistemate diversamente per ora. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell'inclinazione di una gru di un cantiere, installata su un'area privata ricadente su un aggregato ricompreso tra via Angioina, via del Bargello e via del Falco, con conseguente possibile rischio per l'incolumità pubblica, questo proprio a ridosso della Fiera dell'Epifania in centro. Un'ordinanza che ha avuto decorrenza immediata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il sindaco ha detto che sia stato al lavoro tutto il giorno per risolvere la situazione. Nel corso della nottata è stata ripristinata la sicurezza della zona. Abbiamo dovuto disporre lo sgombero, ha spiegato momentaneo, di circa 30 nuclei familiari sistemati in albergo, come dicevamo, ad eccezione di qualche unità che ha preferito alloggiare per la notte presso parenti o conoscenti. Nessuna conseguenza per la fiera, che si svolge quindi regolarmente. Si tratta di una situazione eccezionale e circoscritta. Il sindaco ha voluto ringraziare anche Prefettura, Vigili del Fuoco, la Polizia Municipale, la ditta Consorzio di Vincenzo Streber, titolare del cantiere, che ha collaborato fattivamente, anche le forze dell'ordine, oltre al personale comunale delle opere pubbliche di protezione civile, al lavoro tutta la notte. In tutta la zona è stato istituito anche un servizio di sorveglianza. Conferire i rifiuti senza dover necessariamente rispettare il calendario della raccolta differenziata e quanto potranno fare soprattutto nel periodo estivo cittadini e turisti di Montesilvano attraverso la cosiddetta isola ecologica inaugurata stamani all'incrocio tra Viale Aldomoro e Via Portogallo. Nicola Della Corina, Formula Ambiente. Che cosa significa avere un'isola ecologica in una zona molto turistica? Noi qui stiamo partendo con il sistema di domiciliare porta a porta, quindi abbiamo tolto i bidoni dalla strada. Questa isola serve soprattutto nel periodo turistico per permettere al cittadino o al turista che viene in una casa per poco tempo di conferire il proprio rifiuto senza aver bisogno di rispettare il calendario e gli orari, perché sappiamo che la raccolta domiciliare ha bisogno del rispetto dei giorni di conferimento e può capitare che in periodi turistici ci siano invece esigenze diverse. Questo contribuisce sensibilmente a migliorare il livello di qualità del servizio di igiene urbana, a raggiungere gli obiettivi previsti dall'amministrazione comunale,
Noi nella zona di Monsilvano Colle siamo circa all'80% di raccolta differenziata e su base territoriale questo nuovo tipo di raccolta ci ha permesso nel 2017 di passare dal 21% al 30% di raccolta differenziata. Stiamo cercando di partire con grandi difficoltà, come avviene purtroppo dovunque si passa nella raccolta porta a porta. Questo container, che è un'isola ecologica praticamente, e viene donato alla zona per consentire di potersi disfare di quei piccoli rifiuti che magari non si può aspettare per buttarli. Potranno conferirvi tutti, perché c'è una telecamera e bisogna accedervi con la tessera sanitaria, però ecco, per consentire soprattutto ai turisti, se vengono e devono stare pochi giorni, non possono aspettare di disfarsi di tutti i rifiuti, possono comodamente utilizzarla per riporre i rifiuti prima di andare via. Visto che siamo nel periodo, parliamo della Fiera dell'Epifania all'Aquila nel prossimo servizio. È proprio il caso di dirlo, buona la prima della Fiera dell'Epifania targata Pierluigi Biondi. Prima volta della nuova amministrazione alle prese con la 70ª edizione della Fiera e tutto affilato liscio, compresa la viabilità. Gente soddisfatta, un tripudio di colori e sapori, la 70ª edizione della Fiera, oltre 300 bancarelle nel centro storico e controlli serrati da parte di municipale, polizia provinciale e forze dell'ordine che hanno sbarrato alle vetture gli accessi al centro storico. La Fiera come sempre ha visto molte presenze, complice la bella giornata sin dalle prime ore della mattinata, le piadine sempre gettonatissime, gli stand delle associazioni sportive, l'Aquila Calcio compresa. Nonostante il freddo, gli aquilani sin dalle prime ore hanno visitato gli stand e hanno pure comprato. Comprare? Sai che mi sono già comprato un piatto. Com'è la Fiera dell'Epifania? Erano tanti anni che non ci venivo più, oggi questa bella giornata, sono appena arrivata, allora ancora non lo so com'è. Bella! Lei viene sempre? Sì, tutti gli anni. Un coltello, poi un coso per ferro da stiro. È un appuntamento bello questo, non ci si rinuncia? C'è tanto, sì. Infatti ho preso un giorno di ferie. Una bella giornata, poi insomma, che altro dire? È più bello. È bellissimo. Bellissima, un po' meno bancarelle rispetto agli altri anni, la giornata è stupenda ed è sempre un piacere stare qui alla fiera. Un sistema, diciamo, di aggregazione diverso, però tutto sommato va bene. Mi auguro che possano fare buon affare in modo che l'anno prossimo possano ritornare. Io l'ho trovata perfetta, come prima volta della nuova amministrazione. È organizzata alla grande. I commercianti, complici anche i saldi di fine stagione iniziati oggi, sperano sempre negli affari della giornata, facendo prezzi scontati e vantaggiosi. Tante presenze che ormai sono fisse in città, che ogni anno attendono questo appuntamento con trepidazione. No, sono 21 anni con questo che vengo qui all'Aquila. È una bella cittadina, si lavora bene, la gente è simpatica. Ma bella, perché è bella sempre. Poi quest'anno siamo veramente gratificati a questa giornata meravigliosa. Quindi ancora più bella. Beh, il calendario di Iemonnanzi è il minimo sindacale per un aquilano. E la fiera è tradizione nostra, la rivendichiamo con orgoglio, siamo contenti e spero che ci sia un afflusso ancora maggiore. Un evento che è sempre presente qua con l'Aquila Calcio, è una giornata dove sicuramente incontreremo tante persone. Ci stringeremo attorno ai tifosi. Salve. Com'è l'Aquila? Come trova questa fiera? Per noi è una bella fiera, insomma, sono 25-26 anni che veniamo a farla e insomma più o meno sempre nel nostro posto, a parte gli anni subito dopo il terremoto che siamo stati spostati, noi abbiamo una clientela affezionata, insomma. L'Aquila del resto è sempre l'Aquila, anche se tra puntelli e gru. E ora la pagina dello sport. Nelle prossime ore sarà formalizzata la cessione di Simone Andrea Ganz dal Pescara all'Ascoli. Si attende l'ok definitivo del calciatore. Intanto sul fronte offensivo si riaprono per il Pescara due piste in entrata, percorse vanamente la scorsa estate, quelle che portano all'esterno Carlos Embalo del Palermo e al centravanti Luca Vido dell'Atalanta. Vediamo.
Un vero e proprio ritorno di fiamma per il Pescara. Luca Vido e Carlos Embalo tornano di prepotenza nel mirino del presidente Daniele Sebastiani, due giocatori che sono stati obiettivi notevoli del Delfino la scorsa estate, ma che poi non si sono mossi dalle rispettive squadre. Tramontata l'ipotesi del figlio d'arte Yanis Agi, Zeman aspetta un rinforzo di qualità tra gli esterni d'attacco ed Embalo ha numeri e qualità per fare al caso del Delfino. A Palermo gli spazi si sono ristretti, soprattutto nell'ultima parte del campionato, e il modulo di Tedì non esalta le qualità, come potrebbe fare il 4-3-3 zemaniano. Sull'esterno della Guinea-Bissau c'è anche la sua ex squadra, il Brescia, una concorrenza forte. Embalo lascerà Palermo in prestito e il Pescara spera di spuntarla grazie anche ai buoni uffici con il DS Rosanero Lupo e l'agente del calciatore Accardi. Sempre in prestito si è riaperta la strada che porta a Luca Vido. L'Atalanta ha tante richieste dalla B per il centravanti, ma preferirebbe Pescara perché il gioco di Zeman esalta gli attaccanti ed anche per il solido rapporto di collaborazione che si è instaurato tra la Dea e il Delfino. Vi avevamo detto che il principale problema è quello dello spazio da concedere a Vido in un ruolo nel quale i biancazzurri contano su uno dei migliori bomber della categoria, Pettinari. Resta questo il nodo cruciale, ma che potrebbe essere sciolto positivamente, un po' perché su Pettinari ci sono le attenzioni di alcuni club di A, un po' perché la riserva designata per la seconda parte della stagione, Cocco, potrebbe finire a Palermo nell'affare Embalo. Si aspetta nel frattempo la chiusura dell'operazione in uscita per Simone Andrea Ganz, direzione Ascoli. L'accordo tra le società c'è da tempo. Al Pescara andranno 1,8 milioni di euro per la cessione definitiva del cartellino. Al giocatore l'Ascoli ha proposto un contratto con scadenza giugno 2021. Nelle prossime ore o al massimo all'inizio della prossima settimana si aspetta il sì definitivo di Ganz e del suo entourage per la chiusura dell'operazione. Sul fronte difesa il Pescara invece è vicinissimo al difensore scuola Inter Andrew Gravillon. Il giocatore franco guadalupense è pronto a sbarcare in riva all'Adriatico in prestito dal Benevento, squadra che lo aveva acquistato in estate a titolo definitivo. Non è però tramontata l'ipotesi del difensore dell'Atalanta Gianluca Mancini. Sul fronte uscite non si è ancora concretizzata la cessione di Antonio Mazzotta, che andrà via perché il Pescara non ne rinnoverà il contratto in scadenza. Il Brescia ha scavalcato l'Ascoli ed è in vantaggio sul difensore, ma nelle ultime ore si è registrato anche l'inserimento del Parma. In Serie C ancora tutto fermo in chiave mercato per il Teramo, che attende le eventuali uscite di giocatori che non fanno parte del progetto. Diallo tornerà al Pescara, Foggia è appetito dalla Sicula Leonzio. Solamente dopo il direttore sportivo Giorgio Repetto potrà operare per mettere a disposizione di Asta un esterno mancino e un attaccante. Sembrano in ribasso le quotazioni di Sorrentino, che non convince pienamente la dirigenza. Intanto il Diavolo ha iniziato una nuova preparazione atletica dopo la pausa per le festività in vista del girone di ritorno. Ne abbiamo parlato col preparatore atletico Daniel Perazzolo. Agnia Cantagalli. Daniel, si ritiene spesso che questo sia un po' il tuo momento come in estate, il momento in cui spesso si definisce ci sia un ritardo, un richiamo della preparazione, ma in sostanza in queste settimane di attesa il Teramo cosa farà? Beh, inizialmente facciamo dei test atletici per capire e soprattutto fare una fotografia dei motori di ogni singolo giocatore. E da questi risultati cercheremo di impostare una preparazione adeguata per portare in migliore condizione possibile la squadra alla prima partita di ritorno. L'obiettivo ovviamente è avere benzina fino a fine stagione. Sì, sicuramente l'obiettivo principale è quello. Infatti le prime settimane saranno lavori prettamente atletici, fisici, per poi andare a inserire la palla e cercare l'intensità in un secondo momento. E derivate anche dal numero di sedute, perché faremo all'incirca 23 sedute in 3 settimane più o meno. Inseriremo anche 3 amichevoli per adattare il lavoro, adattare il lavoro che facciamo, e per cui saranno carichi notevoli questi per i ragazzi. Si parla tanto dei nuovi arrivi, arriveranno probabilmente, dovrai anche tu valutarli sotto il profilo fisico. Sì, certo, ma questo è un po' il problema un po' anche di tutte le squadre, perché i giocatori che arrivano non sai mai come arrivano, non sai mai quanti minutaggi hanno oppure le condizioni fisiche, però questo non è nessunissimo problema, perché noi faremo chi arriva, faremo dei test atletici, da lì cerchiamo di capire le proprie condizioni e da lì stiremo un programma personalizzato. Hai trovato qualcuno che ha esagerato con Pandoro e Panettone in queste festività? No, quello no, però è normale che qualcuno si lascia andare, ma è come giusto che sia. Insomma, dopo 5 mesi di attività continua a staccare mentalmente, a livello anche di alimentazione, così non fa male.
basta solamente mettersi in riga subito e lavorare come stiamo facendo, insomma. Hai detto tu, l'alimentazione quanto è importante in una preparazione fisica? No, è importantissimo, a parte che è un elemento che io ci tengo parecchio personalmente, però fa la differenza questo. Finisce qui la prima edizione del TG6, i prossimi appuntamenti alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci scelto.